Coach, allora, un'analisi di questa partita contro le Fiamme Oro. Guarda, penso che abbiamo perso questa partita nel primo tempo, abbiamo sbagliato troppo palle nel gioco, abbiamo sbagliato, fatto troppo errori, e abbiamo giocato con la mano finché forse è meglio di giocare con piedi e uscire campo nostro. E abbiamo regolato 2 metri per loro e siamo soddisfatti che abbiamo lottato bene nel secondo tempo, abbiamo segnato il qualche metro buono e abbiamo anche dei giocatori che non è ancora fino adesso non ha giocato a questo livello in campionato, quindi siamo abbastanza soddisfatti. A livello di carattere, non solo a livello tecnico, che cosa manca ancora? Manca un po' del street smarts, siamo i giocatori che deve sapere quando abbiamo un po' di momento per giocare e continuare a giocare con la mano o quando siamo sotto pressione in campo nostro, è meglio che giocare con piedi per uscire. Questo si manca quando abbiamo i giocatori giovani e deve sentire questo modo di giocare sotto pressione. Questa era una partita sperimentale, diciamo, no? Sì, abbiamo messo in campo i giocatori che non hanno giocato a questo livello prima. Era una buona opportunità per provare quello giocatori, ma abbiamo di scelte da fare per la prima partita di campionato adesso. Adesso si fa sul serio. Sì, dobbiamo giocare a Calona, a casa loro, la settimana prossima e andiamo lì per vincere. Abbiamo una squadra che può vincere contro ogni squadra in questo campionato adesso, ma dobbiamo lavorare del giocare in nostro modo e giocare ogni partita in quella moda. Deve recuperare un po' di giocatori anche, no? Sì, ci sono dei giocatori che forse la settimana prossima abbiamo. Allora, 34-35 risultato finale in questa gara contro le Fiamme Oro Roma, un'analisi della partita. Secondo me, dunque, siamo stati un pelo poco cinici nei momenti in cui potevamo veramente concretizzare un vantaggio sul tabellone. Siamo partiti a rilento e con qualche errore di testa, anche di gestione magari del gioco quando eravamo magari nella nostra metà campo, ci ha portato in difficoltà e a fargli segnare primi punti facili che ci hanno messo poi in difficoltà tutta la partita. E niente, poi siamo venuti un po' più fuori nel secondo tempo e riuscendo poi a ragguantare un pochettino il tabellone, appunto. Non è bastato per un soffio, abbiamo cose su cui migliorare, cose su cui porre il focus. In generale non saprei dire un aspetto proprio del gioco. Forse eravate un po' troppo stretti in certe circostanze, no? Vi hanno preso laterali. Sì, proprio forse nella gestione del fold, della circolazione difensiva, abbiamo lasciato un po' di spazi all'aperto, però in generale in difesa c'eravamo, sull'uno contro uno spesso e volentieri c'eravamo e dobbiamo concretizzare di più e non lasciare sfumare, ecco, delle occasioni molto, molto importanti. Come definiresti la preparazione pre-stagionale che avete fatto? Abbiamo lavorato molto duramente e la prestagione è stata veramente intensa anche a livello atletico, fisico, e ci siamo preparati direi molto molto bene, solo abbiamo molti giocatori ancora, insomma, che sono entrati in rosa da poco e esatto, qualcuno anche che sta rientrando da qualche infortunio e comunque appena abbiamo comunque la rosa al completo sono sicuro che possiamo fare ancora meglio. In generale siamo pronti fisicamente e dobbiamo soltanto registrare qualcosa un po' più di testa, di mentalità sulla gestione, appunto, del gioco, ma sono sicuro che lo faremo. Adesso sta per iniziare il campionato, quindi si fa, diciamo, sul serio, no? Esatto, purtroppo sì, non abbiamo più, per fortuna direi,
non abbiamo più il tempo per provare, adesso si fa sul serio e prossima settimana appunto abbiamo Colorno, un avversario ostico ma che non vediamo l'ora di affrontare, ecco, per veramente vedere di cosa siamo capaci. Vi dovete misurare anche perché poi tocca al Viadana, insomma un inizio di campionato sicuramente importante. Sì, anche Viadana, una squadra rispettabilissima, l'anno scorso sono guadagnati il posto per la finale, ecco, e se la sono sempre giocata e noi non vediamo l'ora di riscattarci anche dall'anno scorso, da due partite sconfitti contro di loro anche, ma possiamo fare molto bene. Come ti senti? Mi sento bene, qualche malanno stagionale penso, appena passa mi sentirò sicuramente molto meglio, ma in settimana sono sicuro sarò già al 100%.